Noi siamo qui come artisti, poeti, scrittori, musicisti, e siamo qui per proporre sentimenti ed emozioni indotti dalla parola pace, che sebbene celebrate in mille modi diversi, non consentiremo mai che venga scritta con la penna di un solo colore. Scegliere tra rosso e nero può andare bene per un gioco stupido come la ruletta, ma l'arte è rosso, nero, giallo, verde, anche sono i grigi delle nebbie, le variazioni di indaco di mare, le terre di Siena, di viola. L'arte ha diritti e cittadinanza, forza e bellezza, sebbene espressa e scritta con qualsiasi colore dell'arcobaleno. Noi crediamo che la parola pace sia in antitesi, in contrasto con la parola guerra, e che possa esprimere una forza ineguagliabile nei confronti di altre creature e di tutte le reali nefandezze perpetrate da parti infime ed infide del genere umano: razzismo, mafia, speculazioni di ogni tipo, abusi di potere, e potrei continuare per ore. Sono tutte guerre contro le quali gli artisti innalzano lo stendardo della pace, così come abbiamo affermato che gli indossi di tutti i colori sono adatti a scrivere la parola pace, nello stesso modo e con identica determinazione garantiamo che combatteremo e contrasteremo con ogni mezzo non violento, come abbiamo sempre fatto, tutti coloro che hanno voluto, vogliono o vorranno intingere le penne d'oca utilizzate per la scrittura della parola pace, incalamai pieni delle lacrime di popoli affamati, oppressi, schiavizzati, così come nel sangue innocente i morti sul lavoro. Questo è pace.